La serotonina è un neurotrasmettitore, una molecola, coinvolta in tantissimi processi in tutto il corpo, dalla regolazione dell'umore fino anche alla promozione della digestione. È essenziale per avere un buon sonno e regolare i ritmi circadiani. Promuove l'apprendimento e la memoria, aiuta a regolare l'appetito e promuove sentimenti positivi e comportamenti sociali. Se hai livelli bassi di serotonina, potresti facilmente sentirti ansioso, depresso, a volte aggressivo e impulsivo, avere degli atteggiamenti antisociali, escluderti dal gruppo, far fatica ad addormentarti, avere dei ritmi circadiani che sono ormai scombussolati. Un giorno ti svegli alle 7, un giorno alle 8, un giorno a mezzogiorno. Non sapere mai quando vai a dormire o quando ti svegli la mattina. Potresti avere una carenza di appetito o magari avere un desiderio di carboidrati raffinati eccessivo. Oggi sappiamo che chi soffre di depressione conclamata ha dei livelli molto bassi di serotonina. E anche tu, forse, se non hai dei livelli ottimali, potresti avere dei primi sintomi, dei primi disagi, proprio come quelli descritti, non evidenti e chiari come una persona depressa, ma comunque non vivere al meglio, non essere al 100% perché hai dei livelli troppo bassi o non ottimali di serotonina. Andiamo allora a vedere in questo video 6 modi, 6 attività naturali per aumentare i tuoi livelli di serotonina e sentirti meglio con te stesso, avere dei pensieri positivi, digerire e dormire meglio e quindi vivere la vita in modo migliore. Alma Fisio, curare, non trattare. Il primo sistema per aumentare i tuoi livelli di serotonina è proprio attraverso l'alimentazione, attraverso il cibo. La serotonina viene prodotta all'interno del tuo cervello a partire da un aminoacido chiamato triptofano. Ed è per questo che una dieta ricca in aminoacidi può favorire la produzione di serotonina. Il problema principale però è che questo aminoacido, questa proteina, deve superare la barriera ematoencefalica, ovvero la barriera che c'è tra vasi sanguigni e cervello. Ed è per questo motivo che, nonostante tu possa mangiare una quantità adeguata di proteine, il tuo cervello non riesce comunque ad assimilare la giusta quantità di triptofano e quindi potresti comunque soffrire di livelli bassi di serotonina. C'è un modo però che alcuni ricercatori hanno trovato per favorire l'assorbimento di triptofano da parte del cervello e quindi aumentare la produzione di serotonina. Questo sistema è quello di accompagnare alle proteine sempre alcune fonti di carboidrati complessi. Il motivo è che quando mangi i carboidrati, la produzione di insulina apre le porte del cervello che assimila molto più facilmente i nutrienti e quindi di conseguenza anche assimila molto di più il triptofano. I cibi molto proteici ricchi di triptofano sono per esempio il salmone, le uova, il tacchino dalla parte animale, ma anche il tofu o le noci per la parte vegetale. Come dicevo prima, per il tuo cervello sarà molto più efficace assimilare queste proteine se gli aggiungi alcuni carboidrati. Carboidrati complessi, non parliamo certo di pane bianco. Cosa puoi fare allora? Magari mangiare il tacchino o il formaggio con del pane integrale o con del pane di quinoa. E se ti interessa avere delle alternative al pane bianco, clicca qui in alto perché ti propongo 5 tipi di pane diverso, sani e da poter mangiare anche tutti i giorni. Puoi per esempio unire una manciata di noci a dei fiocchi di avena. Accompagnare del salmone con il riso integrale. Diverse ricerche oggi ci dimostrano che una dieta ricca in proteine e in triptofano aumenta i livelli di serotonina e aiuta nei casi di depressione. Il secondo sistema per aumentare i tuoi livelli di serotonina, udite udite, squillano le trombe, è l'esercizio fisico. Ma tra i vari esercizi c'è un tipo di esercizio che è migliore nel promuovere proprio la produzione di serotonina. Di base, qualsiasi esercizio tu farai, questo promuove il rilascio di triptofano nel sangue. E come dicevamo prima, più ce n'è nel sangue, più è facile che possa superare la barriera ematoencefalica, arrivare al tuo cervello e favorire la produzione di questo neurotrasmettitore tanto importante. In particolar modo, qual è l'esercizio più utile per produrre il triptofano, per rilasciare il triptofano nel sangue? L'esercizio aerobico svolto a un'intensità in cui tu ti possa sentire a tuo agio.
Tira fuori per questo i tuoi vecchi pattini a rotelle o le scarpette per andare nella sala da ballo. Queste sono attività ottime in cui il cuore aumenta a circa 70, 80, 90 battiti al minuto, in cui puoi fare per tanto tempo e che hanno la maggior probabilità di promuovere la produzione di serotonina. Fare jogging o magari più semplicemente una passeggiata in centro con le amiche per fare shopping, un'uscita con i figli in bicicletta la domenica o farti una bella nuotata nella piscina sotto casa o vicino al lavoro. Questo esercizio leggero e piacevole aumenterà i tuoi livelli di serotonina. Terzo tipo di sistema: esporsi a della luce intensa. E questi sono studi molto interessanti sviluppati specialmente nei paesi dell'Europa del Nord. Abbiamo probabilmente tutti l'esperienza di cambiamenti di umore tra l'estate e l'inverno e si pensa che questo sia proprio dovuto a un abbassamento dei livelli di serotonina quando riduciamo la nostra esposizione al sole. Sentirsi più tristi, sentirsi depressi nei mesi invernali potrebbe non essere solo un tuo problema, ma una situazione molto comune a tutti, proprio perché viene meno l'esposizione al sole e i livelli di serotonina si abbassano. Non sentirtene in colpa, quindi non fartene una colpa. Oggi si sono inventati degli strumenti che proprio ti aiutano a esporti alla luce e effettivamente sono risultati efficaci nell'aumentare i livelli di serotonina e nell'aiutare le persone con depressione. Si tratta di veri e propri box, di vere e proprie scatole di luce leggera, delle terapie della luce. Se ti interessa, oggi su internet si possono acquistare anche per farle a casa e ti metto un link in descrizione di dove comprarli. Nei casi più avanzati, nei casi veri e propri di depressione, delle cliniche dermatologiche ti possono proporre questo percorso, che può durare 3-6 mesi e che ti propone una o due sessioni settimanali proprio di esposizione alla luce. È necessario che anche tu compri questo apparato? Non per forza. Se hai l'abitudine di esporti al sole ogni giorno, almeno per 15-30 minuti, se hai l'abitudine di fare attività fisica all'aperto e magari hai la fortuna di vivere in una città molto soleggiata, come per esempio nel sud Italia, probabilmente hai già la quantità adeguata di esposizione al sole. Il problema però nasce oggi perché molto spesso, senza rendercene conto, possiamo passare non uno, non due, non tre giorni, ma magari intere settimane senza esporci al sole, nonostante ogni tanto lo vediamo, nonostante viviamo in una città che è proprio sul mare. Potresti non rendertene conto, ma tra la casa, tra la macchina e tra il lavoro finisci poi per esporti al sole magari solo 2 o 3 minuti o 5 minuti massimo, e questo non è assolutamente sufficiente. Fai la terapia della luce. Esporti al sole o a una lampada apposita è proprio una terapia per stare allegri, per stare sereni, per produrre più serotonina. Quarto tipo di sistema per aumentare i tuoi livelli di serotonina sono i supplementi. Ma qui voglio mettere subito un asterisco, bada bene. Non prendere supplementi in autonomia, ma parlane sempre con il nutrizionista, con il medico. Perché se già prendi degli antidepressivi, se già prendi dei farmaci per aumentare i tuoi livelli di serotonina e ridurre l'ansia e la depressione, potresti avere un eccesso di serotonina nel sangue e addirittura soffrire di una sindrome serotoninergica in cui c'è troppa stimolazione. Per questo, non prenderti iniziative, io ti esporrò quali sono i supplementi più comuni che puoi trovare anche online, ma parlane sempre prima col tuo medico. Il primo integratore che ha superato le prove scientifiche e si è dimostrato essere utile nell'aumentare i livelli di serotonina è proprio il triptofano puro. Questo stesso aminoacido che puoi assimilare attraverso gli alimenti si è visto che, preso come integratore, ha molta più facilità ad essere aumentato nel sangue e quindi passare nel cervello. In effetti, in uno studio dove si dava a un gruppo di donne del triptofano puro, sono migliorati i sintomi depressivi. Se ti interessa acquistare questo integratore, come gli altri, ti metto in descrizione il link su dove comprarli. Secondo integratore: S-adenosil-L-metionina, conosciuta anche con l'acronimo SAM-I. Questo è un altro integratore efficace nell'aumentare i livelli di serotonina, ma in particolar modo con questo stai attento se stai già prendendo altri antidepressivi. Terzo integratore: estratto di semi di grifonia,
conosciuto anche con l'acronimo 5-HTP. Anche questo integratore si è dimostrato aumentare i livelli di serotonina nel sangue e uno studio del 2013 ha dimostrato avere la stessa efficacia degli antidepressivi nelle situazioni di depressione leggera. Quarto integratore, l'erba di San Giovanni. In questo caso la ricerca ha avuto risultati, in alcuni casi ha migliorato i sintomi depressivi, ha aumentato la serotonina, in altri i risultati non sono stati così chiari. Tieni presente però che può avere effetti di interazione con i farmaci per la pressione, con alcuni farmaci antitumorali. Per questo ancora una volta ribadisco che questi tipi di integratori devono essere presi solo ed esclusivamente dopo averne parlato con il medico, perché ognuno di loro può interagire con alcuni farmaci che stai prendendo e portarti a conseguenze molto più gravi dei benefici che tu ti aspetti. Ma se c'è un alimento, un prodotto ideale, che è una via di mezzo tra un integratore e un cibo, questi sono i probiotici. I probiotici che effettivamente puoi trovare come integratori magari in farmacia, ma sono molto più efficaci se mangiati attraverso i cibi. E quali sono i cibi ricchi di probiotici? Sono i cibi fermentati. Il kimchi, il chucrut, lo yogurt. Abbiamo fatto anche un video su come fermentare il cibo e puoi andare a vedertelo cliccando qui in alto. Ti basti sapere che il probiotico è un alimento ricco di alcuni batteri che vanno poi a depositarti nel tuo intestino e vanno a diventare parte del tuo microbiota. Il nostro corpo è formato da un numero maggiore di batteri esterni che risiedono nel nostro intestino, nella nostra pelle, piuttosto che di cellule. Ed è per questo che essenzialmente siamo dei batteri con le gambe. Più batteri abbiamo e più nutriamo questi batteri sani, e più avremo benefici anche a livello ormonale, anche a livello di umore. Perché quello che mangi influenza il tuo microbiota e il tuo microbiota influenza il tuo cervello. A volte, frequentemente, proprio aumentando i livelli di serotonina. Il quinto sistema per aumentare i livelli di serotonina è il massaggio. E secondo me qua tanti di noi saranno contenti, perché siamo degli animali socievoli e abbiamo bisogno del contatto con gli altri. Il massaggio aumenta i livelli di serotonina, aumenta i livelli di dopamina, aumenta il buon umore e abbassa anche i livelli di cortisolo e di stress. La mano, il tatto, il contatto con gli altri sono da sempre uno dei momenti più importanti della vita di una persona, dello sviluppo di una persona. E oggi effettivamente gli studi dimostrano come un massaggio possa aumentare i livelli di serotonina. La buona notizia è che non c'è per forza bisogno di un massaggio di un professionista, ma in uno studio del 2014 si è visto che il massaggio del partner, anche se non professionista, ha degli effetti uguali a quello di un professionista. In effetti si parla di massaggio, ma la cosa più importante è vero proprio tocco. Mi ricordo anch'io da bambino, quando avevo la febbre, mi bastava mia mamma mi appoggiasse la mano sulla fronte per già sentirmi meglio, per già avere quella reazione positiva, quella sensazione di benessere, di essere ascoltato e curato, che poi attiva tutti questi cambiamenti psicologici e ormonali che ti fanno stare bene. Aumentiamo il contatto con gli altri, aumentiamo le relazioni con le persone a noi vicine, perché a volte può bastare poco, una pacca sulla spalla, un abbraccio, una carezza o magari proprio un vero e proprio massaggio per farli stare meglio. Se ti interessa sapere come fare un bel massaggio, come fare un massaggio professionale, scrivimelo nei commenti, così cercherò di fare un video in futuro proprio per dimostrarti come fare un buon massaggio a una persona a te cara. Sesto meccanismo, il mio preferito, secondo me uno dei più potenti, anche se da tanti sottovalutato, è la terapia dell'induzione del buon umore. I livelli bassi di serotonina possono farti sentire depresso e triste, ma se hai dei pensieri felici, questo aumenta i livelli di serotonina? Ebbene sì, la scienza ce lo dimostra. Cosa significa avere dei pensieri felici? Di che cosa si tratta la terapia vera e propria? Significa sedersi o a pensare o semplicemente anche a solo a scrivere dei pensieri positivi. Pensare a una persona cara, pensare a un momento bello del tuo passato. O magari prendere un album di foto e riguardarsi quelle situazioni piacevoli che ti fanno stare meglio. Questi semplici atteggiamenti possono aumentare enormemente i tuoi livelli di serotonina
E se c'è una pratica che ti consiglio e di cui ho parlato anche in un video che ti propongo di andare a vedere cliccando qui in alto, secondo me questa pratica tanto efficace è quella della gratitudine. Quella di svegliarsi la mattina o anche la sera e dedicare 30 secondi, un minuto o 5 minuti a dare la gratitudine, a ringraziare per quello che di buono ti è successo. Oggi non ce ne rendiamo conto, ma la nostra vita potrebbe andare molto, ma molto peggio. E siamo già molto fortunati a vivere in un periodo in cui non ci sono guerre, in cui c'è benessere, in cui c'è cibo per tutti. Veramente basterebbe pensare alla vita dei nostri bisnonni o di 200-300 anni fa per capire quanto siamo fortunati, per capire come possiamo essere grati di avere tutto quello che abbiamo e di non dover soffrire tutto quello che hanno sofferto i nostri bisnonni, i nostri antepassati. Abituati a ringraziare di esistere, a ringraziare della vita, a ringraziare anche di star passando un periodo difficile ma di aver la forza di superarlo. Questo atteggiamento provoca dei cambiamenti enormi nel tuo stato d'animo, nella produzione degli ormoni, nel come affrontare la vita e nell'avere autostima in te stesso. Non sottovalutare la gratitudine, inizia a farlo perché ha dei benefici enormi anche sulla tua serotonina. Avendoti adesso esposto questi 6 sistemi naturali, ricordati comunque che a volte è proprio necessario l'intervento medico. Se vedi che la situazione è difficile, se vedi che non riesci ad uscirne, se ti senti sempre triste o depresso, se non sai quando è il giorno e la notte, sicuramente prendere degli antidepressivi può aiutarti. Può aiutarti in una situazione temporanea per farti ripartire. Se prendi antidepressivi non significa che dovrai prenderli per tutta la vita, ma una prima spinta, un primo aiuto, un supporto esterno è a volte essenziale e non c'è assolutamente niente di male nel chiederlo, niente di male nel fare utilizzo di farmaci quando ce n'è bisogno. Per questo parlane con il medico, parlane con lo psicologo, parlane con lo psichiatra. Se ti propone dei farmaci, prendili per i primi mesi e quando ti senti meglio inizia anche ad implementare la tua giornata con queste cose, con l'attività fisica, col cibo sano, con l'esposizione al sole, con dei pensieri positivi. E vedrai che lentamente riuscirai a sentirti bene, a essere sereno e ridurre piano piano quei farmaci che già adesso magari hai paura che poi di prendere sempre e hai paura di non poterti più liberare. Metti un pollice in su, iscriviti al canale e condividi questo video per sentirti anche tu bene, per sentirti utile e magari aiutare un amico in difficoltà e di conseguenza aumentare anche i tuoi livelli di serotonina. Noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao! Grazie!